Ciao a tutti, terzo video per la SoWin YouTube Challenge. Oggi dovevamo parlarvi della visione, scusate, di Halloween. Io l'ho già detto in diversi video che cosa penso di Halloween versus SoWin. Allora, per me SoWin è la parte sacra della giornata, quindi la celebrazione riservata agli antenati ancestrali, agli antenati di sangue, agli spiriti che ci aiutano, e tutto qua. Quindi al mondo dello spirito in generale, al lavoro con lo spirito in generale. Ringrazio coloro che sono stati qui prima di me e che mi hanno permesso di essere qui, coloro che si impegnano ancora da altri mondi per aiutarmi. E via discorrendo, saluto e ringrazio le persone care che non ci sono più nella mia vita. Mando messaggi di amore a loro, piuttosto che anche a animali che ho perso nel corso della vita, in particolare il mio coniglietto, perché fortunatamente è l'unico. Mentre Halloween è la parte più giocosa di questa festa. Siccome per me la concezione di celebrazione di un sabba non è soltanto mettersi lì con l'altare, ma può essere applicabile a qualsiasi sabba, anche il semplice cenare, pranzare, chiacchierare, uscire con gli amici e stare bene con loro, perché i sabba sono feste essenzialmente di ringraziamento, così penso che la festività di Halloween sia assolutamente un ottimo modo per celebrare anche i nostri antenati. Il mascherarsi, se piace, andare a una festa, se piace, è comunque sinonimo di divertimento. E quale modo migliore c'è per ringraziare i propri antenati se non essere gioiosi di vivere? Quindi vivere quella giornata e quel divertimento anche per coloro che non ci sono più. Tutte quelle persone che si lamentano e si ergono, grandi maestri pagani che dicono che i pagani non dovrebbero mascherarsi, non dovrebbero uscire, andare a ballare, fare dolcetto scherzetto, divertirsi con gli amici, secondo me sono delle totali capre ignoranti a cui manca veramente un pezzo di quello che dicono di aver studiato. Perché se non c'è amore nelle cose che si fanno e diventa soltanto una costrizione dogmatica, secondo me non ha senso quello che facciamo. Per me festeggiare Halloween mascherandomi, andando in un locale piuttosto che a casa di un amico, piuttosto che cenare semplicemente mascherati oppure no, fa assolutamente parte della celebrazione, come fosse un secondo pezzo della celebrazione. E perché me ne dovrei privare? Per una volta all'anno ci si può veramente sbizzarrire e truccare. Io che poi ho un lato artistico, per me è veramente il giorno più bello dell'anno, perché truccare me, truccare i miei amici, qualsiasi cosa è una cosa che veramente a me diverte tantissimo. E secondo me essere felice quel giorno è un ottimo modo per onorare i miei amici che non ci sono più, per onorare mio nonno, per onorare anche i bisnonni e via discorrendo che non ho conosciuto, perché io sono felice in quel momento e posso ringraziare di essere felice in quel momento perché ci sono state delle vite prima di me, perché ho avuto degli incontri con persone che hanno arricchito la mia vita e che anche se mi hanno lasciato, comunque mi hanno dato qualcosa, comunque mi hanno insegnato qualcosa. E quindi dal più piccolo spirito che può essere il pesce rosso in una boccia a un parente o un amico che è venuto a mancare, io sono arricchita in questa vita dal loro passaggio. E dove sta scritto che se mi maschero da strega, da zombie, da qualsiasi cosa, questo diventi uno scherzo, una pagliacciata nei confronti dei miei antenati? Assolutamente no. Secondo me è giusto che vengano celebrate entrambe le feste, con questo pensiero ovviamente, perché Halloween come sera per andare in giro mezzi nudi, sia uomini che donne, o per fare bisboccia in modi assolutamente scorretti,
scorretti e che non hanno nulla a che fare con lo spirituale, ok, mi trovate d'accordo sul fatto che non è così che si festeggia, ma se semplicemente ci si diverte, non vedo perché questa parte della giornata renda meno sacra la celebrazione rituale che poi uno può fare nell'intimità della propria casa o con gli amici con cui pratica. E quindi essenzialmente era questa la mia visione di Halloween, che già vi avevo raccontato forse in un Ask, però assolutamente io sono pro festeggiamenti di Halloween, cioè Halloween è la mia festa preferita. E ottobre, il finire di ottobre è il periodo che io preferisco durante l'anno. Io potessi vivrei nella città di Halloween come Jack Skeleton. Quindi vedete un po' voi. Ciao, al prossimo video.